Come state? Io sono giorni un po' difficili perché non so, sto trovando difficile un po' il rapportarmi con le persone perché le sento un po' incattivite, c'è un po' di cattiveria che gira. E non lo so, solitamente il periodo natalizio è tutti più buoni, invece questo periodo no. Però in realtà non è neanche giusto ciò che dico, forse, perché è sempre un 50-50 secondo me, cioè è sempre un come si comporta una persona, ma anche come io interpreto e reagisco a quel comportamento. Sto cercando di imparare a reagire e comportarmi in modo da non farmi influenzare negativamente, cioè senza andare troppo nel dettaglio di ciò che è successo con le varie persone, perché è quello che rende questo periodo più difficile, che non sono state né una né due, ma ben tre situazioni spiacevoli che mi hanno un po' influenzato negativamente. Quindi quello che io sto cercando di imparare a fare è analizzarmi. Cioè analizzare la mia reazione, il mio comportamento e soprattutto la causa. E spesso la causa è un concatenarsi di eventi che poi sfociano nel risultato. Una cosa che faccio per fare mente locale e bloccare queste concatenazioni di eventi è identificarle, e lo faccio tanto scrivendo, ve ne ho già parlato, infatti. Sarà anche questo, però ad esempio scrivere è una cosa che in questo periodo non sto facendo da tantissimo, cioè se vado a vedere l'ultima volta che ho scritto è imbarazzante, cioè per me è imbarazzante nel senso dovrei farlo più spesso, l'ultima volta che ho scritto è il 3 ottobre, quindi oltre 2 mesi fa. Eppure io questa agenda, che è il mio diario, ce l'ho davanti ogni giorno, però faccio sì che tante altre cose della vita si mettano in mezzo, soprattutto la mattina, che è il momento in cui scrivo solitamente, e non lo faccio. Ora vediamo se durante le feste, durante il periodo di Natale, delle vacanze di Natale, riuscirò, perché è qualcosa che mi serve veramente, per mettere nero su bianco ciò che provo, i miei sentimenti, tutto, e vederli lì e scriverli. Parlarne essenzialmente mi aiuta a sentirmi meglio, a identificarli, a veramente avere più chiarezza mentale. Quindi imparare a capire da che cosa deriva il risultato mi è utile a bloccarlo, cioè arrivare a un certo punto della concatenazione di eventi e dire: wait, sta arrivando questo risultato, prima di farti travolgere. Ferma, bloccalo in qualche modo, reagisci subito, non aspettare che sfoci in tutto quel turbine di negatività. Identificare il problema serve più per capire le cause piuttosto che per trovare soluzioni. Che in realtà le soluzioni non per forza ci devono essere. Anche perché molto spesso il problema deriva più da come noi ci sentiamo, da come noi reagiamo, e sono cose emotive, cioè puoi cambiare il tuo carattere, la tua personalità, ma se sei fatto così è giusto abbracciare come sei fatto e comprenderti e accettarti. Si può sempre migliorare, ovviamente, certo che c'è chi ha un brutto carattere e quindi si può lavorare sul migliorarlo, però è giusto anche capire che non per forza siamo sbagliati se reagiamo, se siamo troppo emotivi, se piangiamo, se ci arrabbiamo, ma piuttosto è cercare di capire che cosa causa tutte quelle emozioni per far sì che non arrivino come una valanga e che non ci blocchino poi nelle nostre giornate, nelle nostre abitudini, che non ci impediscano di vivere a pieno. E poi mi dà fastidio perché poi queste cose mi prendono, mi fanno star male
mi tolgono proprio l'energia, sarò sincera. Quando mi sento così, mi passa la voglia di fare tutto, ho solo voglia di fare i miei piantini, cosa che in questo mese, cioè dall'inizio del mese, siamo al 9, ne ho fatti veramente tanti. Forse ho pianto più in questi 9 giorni di dicembre che in tutto l'anno. Infatti è un mese iniziato un po' così. E non lo so, a me queste cose tolgono proprio energia, voglia di fare. E sono contenta che sto facendo questo video perché boh, cioè mi riesco un po'. E boh, sarò sincera, non vedo l'ora di partire, perché a gennaio io e Jimmy andiamo via, andiamo in un mondo dove tendenzialmente dovrebbe esserci più gentilezza, spero un po' di incontrarla, perché è un po' quello che già quando ci sono stata qualche anno fa ho vissuto e vorrei rincontrarla, perché a gennaio io e Jimmy andiamo 2 settimane in Thailandia. Andiamo alla scoperta di questo meraviglioso paese. Io voglio far vedere a Jimmy il mare del sud-est asiatico e non vedo veramente l'ora di incontrare quelle persone, vivere la loro cultura, vedere i loro sorrisi. Sono proprio curiosa, forse ho troppe aspettative alte, sono troppo ottimista, non lo so, però ho bisogno di un po' di quelle persone lì, cioè se mi ricordo e ripenso a chi ho incontrato nelle Filippine, spero di incontrare quel mood di vita simile, perché è qualcosa di cui ne ho veramente bisogno dopo questi mesi di persone non così. Vi saprò dire, vedremo se incontreremo persone positive o se mi dovrò insieme ad alcuni di voi andare a trovare la nostra isola felice, quindi ci trasferiamo tutti in un posto, facciamo il nostro quartiere felice, tranquillo e rilassato, pacato, che vive sereno.